Vi presento qui il maestro Olivier Douillet con il suo figlio. E Olivier ha la cattedra di fisarmonica presso il Conservatorio di Mons in Belgio. E è una, diciamo, svolge un'attività molto dinamica. E attualmente organizza annualmente, cioè no, annualmente, ogni 2 anni un premio internazionale di fisarmonica e alterna un anno premio di fisarmonica e un anno festival. E niente, sentiamo adesso, diciamo, dalle sue parole e come funziona, diciamo, in Belgio l'organizzazione del suo festival. Nous organisons une fois tous les 2 ans en collaboration avec le PIF ici. En 2015, on a créé notre premier concours international et tous les 2 ans, nous organisons ce concours. Et l'année intermédiaire, c'est le festival. Le concours se passe toujours en avril et le festival en août. Donc le festival, on organise un masterclass international, des cours de réparation d'accordéon. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas de réparateur, il y a très peu. Donc ici, Tonino vient en Belgique et il va avoir un cours qui va se créer en novembre, un cours de réparation dans une école, avec l'intermédiaire de Tonino, où on va former des Belges à la réparation. Et le festival accordionnou.org, c'est le nom du festival, sert justement à promouvoir l'accordéon en Belgique. E traduco un po'. E il maestro dice qui che in sostanza loro organizzano questo festival dal 2015 in collaborazione con il PIF di Castelfidardo. E si svolge in sostanza un anno nel periodo di aprile il premio proprio internazionale. E l'anno successivo, ad agosto, il Festival di Fisarmonica. Nell'ambito di questi progetti, organizzano anche un corso di riparazioni per fisarmonica, dove sono io che diciamo, porto avanti l'organizzazione delle riparazioni. Inoltre stanno progettando anche un corso molto più complesso con le scuole per formare nuovi riparatori di fisarmoniche in Belgio, in quanto c'è una carenza di operai, di riparazione di fisarmoniche. E c'è l'esigenza da parte dei fruitori di questo strumento di avere anche assistenza e quindi perciò che si stanno organizzando dei corsi diciamo con la scuola statale per arrivare a questo scopo. La prochaine édition du concours, donc le quatrième concours international, se déroulera fin avril 2021, où nous allons étoffer. Nous avons eu cette année, la dernière édition était en avril 2019, nous avons eu plus de 75 candidats. Donc on espère arriver à 100 candidats pour ce concours international. Et l'année prochaine, en fin août 2020, nous organisons le Masterclass International et 4 jours de festival à Mons, au Conservatoire Royal, où nous allons accueillir des musiciens du monde entier. Donc c'est pour Mons, ça devient l'association accordionnou.org devient incontournable, parce que nous sommes en lien, où je suis professeur au Conservatoire Royal de Mons, et il faut bien savoir que le Conservatoire Royal de Mons, le cours d'accordéon a été créé en 1976. C'est le premier cours en Europe où on a accepté l'accordéon. E dunque,
2019 hanno avuto la quarta edizione del 2020. 2021. Ah, la quarta edizione. 2021. Aprile del 2021 ci sarà la quarta edizione del Festival internazionale di Monza. E dunque, la scorsa edizione, che si è avuta la terza edizione, hanno avuto circa 70 iscrizioni. E con la prossima edizione hanno diciamo, l'intenzione di arrivare, di crescere sempre di più, di poter arrivare a 100 iscrizioni. Allora, le masterclass internationale au mois d'août 2020. Et le festival avec des concerts qui viennent internationaux, qui viennent un peu de Russie, de France, d'Italie, un peu partout. E in agosto ci sarà il 2020 e organizzeranno un masterclass aperto internazionale e con la collaborazione del conservatorio. E pendant 5 giorni il va a avere dei concerti a tutto Diciamo, nell'arco di 6 giorni ci saranno dei concerti organizzati appunto nel conservatorio.